Ho sentito fulmini attraversarmi in fretta e scaricarsi a terra. Se il mio brano Io non lo so cos'è l'amore era una sorta di riflessione, nel senso che l'amore è una sindrome strana, è un sentimento che non sempre riusciamo a comprendere. Per cui io a 19 anni mi sono chiesta che cos'è l'amore. A volte non abbiamo le parole per descrivere questo sentimento, a volte ne abbiamo troppe. Anche se io dico che l'amore è una felicità addormentata, però continuo a pormi la domanda. Cos'è l'amore? Ci sono veramente delle persone che mi seguono con tutto il cuore, che mi scrivono, che sentono l'esigenza di ascoltare la mia musica durante la giornata, che veramente ho scoperto anche questa forma di amore, no? Da parte di queste persone che ti seguono costantemente. Si chiamano fan, ma per me sono delle persone che comunicano con me, perché alla fine la musica è questo, cioè mettere in comune, e sono veramente felicissima. Poi c'è stato qualcuno che ha detto Rachele, l'amore te lo faccio scoprire io. Non lo so cos'è, cos'è, e cambierò la pelle adesso, e brucerò le stelle adesso. Ho sempre avuto questa passione per la musica. La musica per me è sempre stata un'esigenza, un fuoco che sentivo di tenere sempre acceso, non farlo spegnere mai. Mi sono sempre divertita con la mia band elettropop a suonare in giro per Napoli. Ho sempre studiato, a 15 anni mi mettevo in treno, andavo a Roma. Ho conosciuto Bungaro e Cesare Chiodo, che sono i miei attuali produttori, per caso. Cioè io non volevo andare allo stage di Bungaro, perché sono sempre stata un po' titubante, no, nei confronti degli stage. Però mio padre mi disse, guarda Carla, c'è Bungaro. Io dissi, ah caspita, ci devo andare. Feci conoscere la mia personalità e intuì che avevo mosso un po' di situazioni, nel senso che loro si mostrarono subito interessati. Io non ci potevo credere, perché io andai così per provare, capito? E dirsi addio non riuscirò, e piove da un chilometro, l'hai detto tu, non c'è un replay. Siccome io sono così, non faccio fatica a creare un mondo. Adesso alcuni l'hanno definito elettropop, chiamiamolo elettropop, però è un insieme di tanti generi diversi. Tre parole per descrivere il diavolo è gentile: fresco, nuovo, sorprendente. Ovviamente, cioè, io descrivo questo album che è il mio, cioè quanta presunzione posso avere? Cioè sono gli altri a dover dire è così. Questo è il mio punto di vista, capito? Che magari può essere diverso dal tuo. Il video è stato girato a Brescia con la macchina della pioggia, perché io ho voluto fortemente la pioggia in questo video. Ho parlato con il regista, che è bresciano, che si chiama Fred, che è bravissimo, e siccome la pioggia è il prolungamento della mia personalità, io in questo video volevo la pioggia. Abbiamo girato a Brescia, faceva un freddo assurdo, l'acqua era gelata, c'era il regista, mi faceva Rachele, sai che non ho mai tirato così tanto vento a Brescia, dovevi venire tu a Brescia, dovevo venire io, un freddo assurdo. E io ero lì sotto la pioggia, poi il brano dovevo cantarlo al doppio della velocità, perché poi doveva essere tutto rallentato, per cui tu, anche le persone che passavano vedevano questa ragazza sotto la pioggia tutta bagnata con questa canzone paperino proprio, cioè velocissima. Quindi è stata una bellissima esperienza, per fortuna non mi sono ammalata, però sono belle queste cose, cioè nel senso io sono pazza, capito? Quindi queste cose mi piacciono, sono
una tipa che si mette in gioco, capito? Dimmi dove devo stare, cercare. Non ho più le tue parole. Dimmi come devo fare, sparire e dimenticare. Voglio fare un saluto a tutti i lettori di Metro. E veramente sono contentissima di questo progetto, di questo disco. Se avete voglia, se avete la possibilità, acquistatelo. Faccio pubblicità, che tristezza. E guardate il video, se vi si chiudono le labbra, fatemi sapere cosa ne pensate. E di conseguenza anche a tutti, io non li voglio chiamare fan, perché a tutti, tutte le persone che mi seguono e che condividono con me la mia musica, mi raccomando, vi terrò aggiornati, non mollate. Un bacione.